Metallurgia estrattiva. Non vi spaventate per questo titolo, in realtà non avrò la tentazione di raccontarvi in poche ore quello che poi di fondo è oggetto di corsi interi di siderurgia, quindi in realtà noi racconteremo molto superficialmente come si produce un acciaio, come si produce una ghisa. Quello che mi interesserà di più spessare è farvi comprendere il perché queste leghe a base ferro poi in esercizio possono essere ricche di impurezze, ricche di problematiche che poi andranno risolte in qualche modo. Quindi in realtà non mi interesserà troppo che voi sappiate i dettagli del processo di produzione, quanto appunto cosa saranno le inclusioni endogene e esogene, da dove possono arrivare delle porosità, il perché il nostro materiale già al momento della produzione potrebbe trovarsi a essere ricco di impurezze. Bene, dal punto di vista della metallurgia estrattiva, qualcosina dal punto di vista del mercato dobbiamo dirla per forza. Perché poi molto spesso il mercato, lo abbiamo anticipato, lo diremo anche meglio durante questo corso, spesso in qualche modo influenza le scelte compositive, le scelte relative ai trattamenti termici, e quindi in realtà imporrà il mercato stesso ciò che si deve fare dal punto di vista tecnologico. Quindi la scelta ad esempio di aggiungere in un certo momento della storia manganese invece di nichel all'interno di acciai inossidabili, quello sarà dettato da motivi di mercato. E quindi in realtà vediamo che nel caso della metallurgia estrattiva ci si occupa di come ottenere il materiale metallico sotto forma metallica. Considerate che in natura pochissimi metalli sono disponibili già sotto forma metallica, elementi il rame, elementi l'oro, la maggior parte dei metalli sono disponibili in forma non metallica e quindi vanno estratti partendo o da minerale o più recentemente, perché è disponibile, da rottami. Qui sotto in questa tabellina vediamo quanto costa dal punto di vista energetico estrarre un minerale, un metallo dal minerale di partenza oppure dal rottame. Vediamo che 44,2 kcal per grammo da minerale per l'alluminio, da rottame 1,7, rame 11,6, 1,5, ferro 3,7, 1,4, magnesio 78,1, 1,6, titanio 108,5, 45,1. Cioè, come vedete, estrarre un materiale, un metallo da rottame costa energeticamente molto molto meno. Da qui il fatto che i rottami si riciclano in qualche modo. Notiamo che nel caso del ferro questo guadagno sarebbe abbastanza ridotto, se non che la motivazione nel fare il recupero dei rottami di ferro è legata alla quantità adesso legata, quindi in realtà, dato che il ferro se ne produce tantissimo e praticamente si produce tantissimo rottame, recuperare questo rottame e produrre appunto poi leghe ferrose a partire dal rottame sarà molto vantaggioso dal punto di vista delle quantità prodotte più che del valore unitario per singolo grammo in qualche modo. Vediamo un po' come sono distribuiti i materiali metallici, i minerali sul pianeta Terra. Notate dove siamo messi noi. Niente proprio. In realtà uno dei grandi vantaggi del nostro paese è che non ha materie prime e quindi questo ci sforza, contrariamente ad altri paesi decisamente più, come dire, felici da questo punto di vista, cioè sono quanti ne volete in giro, in realtà noi poi non abbiamo nulla, produciamo forse un po' di sabbia, poco altro insomma, e quindi in realtà la necessità di sviluppare una forme di siderurgia avanzata è stata sicuramente uno degli aspetti importanti del corso degli ultimi 200 anni, che ci ha portato in un certo modo ad avere anche una siderurgia particolarmente evoluta. Notate qui c'è scritto produzione di acciaio 1980, i milioni di tonnellate metriche, questo è un modo di misurare la produzione dell'acciaio. Perché vi faccio vedere questa slide abbastanza datata, 1980, molti di voi, anzi tutti non erano nati, io sì, ma insomma vediamo che con i colori più scuretti vediamo i paesi che producevano più acciaio, con i colori un po' più chiari i paesi che producevano meno. Guardate che succede nel 2013. Torniamo indietro, 1980, 1913, 1980, alcuni paesi scompaiono dalla produzione dell'acciaio, altri perdono il primato, e qui lo vediamo decisamente in questo caso tra gli Stati Uniti e la Cina, altri ancora entrano in maniera importante, Turchia, Iran, altri scompaiono, ad esempio per ovvi motivi l'Iraq, che produceva parecchio acciaio, è scomparso completamente, e quindi vediamo, passando di nuovo al 1980 al 2013,
come cambia il mondo della produzione dell'acciaio. È una slide un po', come dire, equivoca, perché non vi va a raccontare il dettaglio della tipologia d'acciaio che viene prodotto. Ci sono acciai, come scopriremo più avanti nel corso, che hanno un valore aggiunto molto importante, acciai inossidabili, acciai che sono maraging, eccetera, che sono prodotti in tonnellaggi più piccoli, ma che nella loro vendita ci si guadagna molto di più sostanzialmente, e dentro fanno inquinano, quindi di conseguenza anche abbastanza meno. Altri acciai che invece, ad esempio tondini per calce struzzo, tondini per cemento armato, intenderci, quei tondini sono prodotti in quantità mostruose, ma il loro costo è estremamente ridotto, quindi ci si guadagna molto meno nel produrli e nel venderli. Diciamo che lì si guadagna molto di più nella quantità piuttosto che nella qualità del manufatto stesso. Però è abbastanza interessante come è migrato di nuovo 1980 e 2013, come è cambiata la geografia del mondo dell'acciaio in questi pochi anni. In realtà stiamo parlando di una trentina d'anni, non di più. Se andiamo a vedere, appunto, nel 2015 abbiamo le milioni di tonnellate prodotti e le variazioni rispetto al 2014. Allora, in realtà il mondo dell'acciaio, preso nella sua interezza, è molto legato ad altre industrie. Per esempio, mi viene subito in mente l'edilizia. Quando l'edilizia funziona molto, l'acciaio viene prodotto in grandi quantità; quando l'edilizia funziona poco, l'acciaio ha una diminuzione abbastanza importante. Qua vediamo il costo del nickel per in dollari per libra. È un po' datata questa immagine, ma è molto interessante, per questo era appunto. Guardate come fluttua il costo di questo elemento. Il nickel è un elemento di acciaio fondamentale, sia in acciai non particolarmente legati, che poi scopriremo insieme, negli acciai inossidabili e in altri acciai, e ha lo svantaggio di essere non perfettamente distribuito sul pianeta Terra e ha lo svantaggio di costare abbastanza. Guardate qua cos'è stato la crisi del 2008 dal punto di vista del costo pre-crisi e post-crisi: un crollo verticale, perché si era crollato il mercato immobiliare, perché si sono crollate una serie di prezzi di beni considerati di rifugio. Qui vediamo ancora nel caso del rame, guardate qua sempre nel caso del 2009 cosa è successo. Lo zinco è interessante perché, come elemento chimico, a parte usato in vedremo poi in lega con rame eccetera, ma in realtà dal punto di vista costruttivo è estremamente utilizzato come elemento per proteggere superficialmente, mediante zincatura, caldo, elettrolitica eccetera, tutta una serie di acciai per varie applicazioni. Il suo crollo è sicuramente, il crollo del suo costo è sicuramente legato al crollo del 2008, e quindi di conseguenza vediamo interessante che all'oro del 2008 viene portato a filo secco, e quindi in realtà l'oro è il bel rifugio, in realtà continua a crescere. L'oro non ha nessun utilizzo pratico, capisco, con la mina e gli orecchini, ma dal punto di vista, vabbè, qualcosa anche nell'elettronica sicuramente utile, ma è interessante vedere nel 2008 la sua, sì, c'è stato qualcosina, ma insomma in realtà è andata avanti senza alcun problema. Molibdeno, questo è interessante perché se andiamo a guardare la produzione di molibdeno, qua ci sta la mappa del mondo, l'ho messa così se non si riusciva a leggere in realtà, ma diciamo che se andate a vedere sulle vostre slide vedete che il molibdeno è uno degli elementi più mal distribuiti sul pianeta Terra che ci sta. Vediamo che la produzione è concentrata Stati Uniti, Cile, Cina, Perù, Canada e poco altro. Se andiamo a vedere le disponibilità delle riserve, Cina, Stati Uniti, Cile, Canada, chiaramente questi pochi paesi hanno disponibilità di molibdeno, che vedremo essere un elemento fondamentale per moltissimi acciai, e quindi chiaramente possono fare il prezzo e con questo prezzo decidere chi può, chi non può utilizzarlo. Dal punto di vista della produzione dell'acciaio, diciamo che abbiamo perlomeno due grandi filiere da considerare. Vi ripeto, qui il mio tentativo non è quello di darvi i dettagli del processo produttivo, ma solo darvi dei flash molto rapidi e farvi capire perché poi il nostro materiale, una volta portato nelle condizioni di utilizzo, possa presentare appunto tante discontinuità. Praticamente le due filiere di cui parleremo saranno la filiera relativa alla produzione mediante altoforno e produzione intermedia di ghisa, oppure la produzione direttamente da arco elettrico e quindi da rotabile. Nel caso, vediamo qui le due filiere, questa filiera prevede
quella relativa appunto all'alto forno, prevede una fase a monte che prepara i materiali di partenza, calcare, minerale contenente ferro e carbon coke sostanzialmente, li prepara per la carica nell'alto forno. Nell'alto forno abbiamo una serie di riduzioni che trasformano il minerale in una lega ricca in carbonio, che è appunto la ghisa. Dopodiché passiamo attraverso il convertitore in una trasformazione di nuovo per ossidazione, per trasformare il carbonio presente in quantità eccessiva, toglierlo e portarlo a tenori più bassi, e da qui andare alla produzione di acciaio mediante colate, che vedremo qua essere di vario tipo, ma questo vedremo nel dettaglio. Nel caso invece del forno elettrico, di più recente ottimizzazione, uno dei primi a utilizzarlo sono italiano tra l'altro, vediamo che si utilizzano rottami fondamentalmente, si rifondono mediante arco elettrico e si vanno anche con aggiustamenti di composizione chimica, si vanno a colare anche qui direttamente in colata continua ormai. Quindi in realtà le procedure sono più o meno queste, sembrano molto semplici, ma non lo sono. Vediamo un po' di cosa stiamo parlando. Il video qua non è brevissimo, ma è molto interessante. Nella prima parte, quello che vorrei che vi colpisse anzitutto è il gigantismo di questi impianti. Chi di voi è mai passato vicino a un'acciaieria, un'industria siderurgica, sarà stato colpito, spero, dal gigantismo, e vorrei aggiungere anche dalla pericolosità di questi impianti, perché praticamente prevedono occupazione di suoli in quantità importante. Chi di voi segue il minimo, per esempio, spesso la movimentazione del materiale viene fatta attraverso porti. Diciamo che nei primi anni dell'Ottocento si preferiva costruire l'acciaieria in prossimità delle miniere, poi in realtà si è preferito spostarle in prossimità di porti in modo tale che potesse arrivare il minerale da dove era più conveniente in qualche modo. Vedete che si tratta di quantità mostruose, campi interi che vengono coltivati, si dice, ovvero preparati in forma, voi potrete immaginare, insomma, un sistema del genere, quanta polvere possa essere preparata, l'ambiente è pesantemente colpito. Ultimamente sentite la faccenda di Taranto e dell'Ilva di Taranto, insomma, è una questione sempre molto attiva. L'ambiente, il sistema produttivo siderurgico è un sistema inquinante, questo è indiscutibile, insomma. Ci sono sistemi per ridurre molto l'impatto ambientale, ma insomma sono poi anche loro costosi e prevedono modifiche importanti della filiera produttiva. Considerate che l'impianto, per esempio, per produrre l'alto forno ghisa, è un impianto che ha un'inerzia incredibile. Per esempio non è prevedibile lo sciopero, non si può scioperare e fermare l'impianto, perché un alto forno, una volta fatto partire, deve funzionare per 4-5 anni interrottamente. Si può modificare leggermente la marcia, rallentarla, ma non potete fermarlo, se no altrimenti si blocca tutto. Qua c'è tutto il processo di preparazione, quello che state vedendo sono le varie fasi di preparazione del carbon coke, in questo caso per esempio, del calcare, che non possono essere presi dalla miniera di carbone e messi direttamente nell'alto forno, ma devono essere resi più attivi, messi in pezzatura opportuna. Anche il minerale di partenza dovrà essere in qualche modo presinterizzato in modo tale che abbia le dimensioni più opportune per la carica all'alto forno. Dopodiché, come vedete, si tratta di ambienti molto particolari, caratterizzati da un gigantismo veramente notevole. Qui c'è un'altra fase di preparazione, è un forno che ricorda molto quello del cemento, sostanzialmente, forni rotatori orizzontali, quasi orizzontali, insomma. Qui in questo caso viene sinterizzato, viene fatto sinterizzato, per appunto preparare la carica sull'alto forno. Macinazione al fine di ottenere la pezzatura desiderata, non troppo grande, se no altrimenti non ha capacità di reagire con il resto del materiale, non troppo fine, se no diventa purulento e anche lì perde di capacità di reazione. Questo è l'alto forno, forno alto, 60-70 metri di altezza sostanzialmente. Colpisce molto il fatto che viene condotto da pochissime persone, il personale in realtà necessario a condurlo è fatto da squadre molto piccole in realtà, perché questo è un oggetto che
procedere fatti suoi sostanzialmente. Questo è il carrello di carica che va a versare sulla bocca superiore dell'alto forno. L'alto forno è questa struttura qui. Interessante il fatto che la sua struttura si sia evoluta nei secoli sostanzialmente. Per un certo periodo dell'Ottocento si è andato verso un certo gigantismo, poi si è capito che oltre 60-70 metri non era necessario andare. La cosa interessante è che oggigiorno con i moderni computer si è cercato di capire quale fosse la forma ottimizzata per produrre acciaio col costo ridotto. La forma è questa, cioè quella stessa in cui si è arrivati dopo secoli di ottimizzazione, insomma, quindi abbastanza interessante. Qui vedete un toro che gira intorno al nostro altoforno, una parte bassa, che serve per insufflare aria all'interno dell'altoforno in modo da poter permettere le reazioni di riduzione. In realtà è una combustione che permetterà la reazione di riduzione del ferro da ossido di ferro a ferro liquido. E praticamente la carica viene dall'alto e procede verso il basso, trasformandosi via via in materiale ridotto e quindi liquido. Verso l'alto fluiscono i gas, per intenderci, che partono dal basso. Questa è la centrale, chiaramente un po' datata, così che riuscite dai computer un po' anni 30. E vediamo che nel processo di produzione, capite, per fiamme libere, insomma, immaginate, si tratta chiaramente della filiera industriale forse più pericolosa, questo omino sta lì per davvero, non è una simulazione, insomma. Io personalmente ho visto una spillatura di acciaio da un altoforno, di una ghisa all'altoforno, con un tizio che stava con una specie di martello cromatico e si è scansato al volo per evitare il getto. Qui vediamo questo carro ferroviario che trasporta la colata dall'altoforno verso il convertitore di cui abbiamo parlato prima. Si tratta di carri enormi, vorrei farvi colpire dal gigantismo in qualche modo di questo processo. Processo che praticamente si tratta inizialmente di una riduzione importante, poi di un'ossidazione per togliere il carbonio e poi di nuovo per l'ossidazione di nuovo per togliere l'ossigeno aggiunto. Questi sono i due sistemi, o il convertitore dell'acciaio mediante ossigeno oppure sotto il forno elettrico. Laddove appunto andiamo a fare la conversione, vediamo poi delle immagini, questo sta facendo un prelievo perché in realtà durante tutto il processo, in ogni momento, va controllata la composizione chimica della lega con cui avete a che fare, perché al cambiare la composizione chimica bisognerà cambiare la temperatura o fare anche delle aggiunte di materiale. Quindi in realtà, e quindi diciamo che c'è un laboratorio metallurgico importante sempre attivo. Qui in questo caso si stanno facendo delle aggiunte nel convertitore di rottami. Questo fatto anche al fine di controllare la temperatura del convertitore stesso. Vedete, qui sono rottami, si riconoscono abbastanza facilmente. Rottami che potete immaginare avranno una composizione chimica abbastanza controllata, ma neanche troppo. Quindi avremo rottami classificati per leghe ferrose non legate, acciai inossidabili, ma insomma sono classificazioni molto, come dire, non particolarmente precise, ecco. Qualsiasi processo di ossidazione vede queste fiamme libere particolarmente importanti. Guardate qui gli omini che si avvicinano, divertente questo. C'è qualcuno che lo fa questo, signori, quindi cercate di superare il mio esame, se no questa la fine che fate. È proprio pericolosissimo questo, ma veramente il massimo rispetto. Oggigiorno in realtà non è più così, se notate dall'elettronica che viene utilizzata, questa è robetta di qualche annetto fa, insomma, oggi in realtà fisicamente non ci si avvicina più così tanto ai forni, quelle fiamme libere che vedete no, sono tutte tante chiuse, in realtà decisamente diverse, insomma, però il principio è sempre lo stesso. Qua vediamo l'aggiunta di alluminio nella fase finale. Perché si aggiunge alluminio? Perché se nel convertitore noi abbiamo fatto la conversione della ghisa lega ricca in carbonio in acciaio, lega povera in carbonio, insufflando ossigeno, riossidando il mio pezzo, ho aggiunto ossigeno all'interno. Questo ossigeno io non lo voglio, poi vedremo il perché, e quindi in realtà butto dentro il mio contenitore, il mio acciaio liquido, dell'alluminio che reagisce con l'ossigeno e lo porta via sotto forma di L2O3. Per esempio c'è una scoria sopra questi recipienti contenenti l'acciaio liquido, scoria che ha compito di proteggere ma anche compito di
togliere parte delle impurezze mediante quell'equilibrio che noi abbiamo visto nella prima e seconda slide di questo corso. Vediamo parte della colata, la parte di colata è anche un aspetto molto importante. Ecco, per farvi capire che insomma quello che passa in giro poi è tanto metallo liquido che da qualcuno per esempio deve essere contenuto, e per esempio le pareti fatte in refrattario sono pareti che devono sopportare sollecitazioni meccaniche, sollecitazioni termiche importanti. Spesso per esempio queste pareti vengono un po' erose da questo liquido, dando loro particelle che se vi va bene vanno a galleggiare sopra e si vengono a mettere nella parte alta, quindi insieme con la scoria, se vi va male vengono inglobate all'interno. Altre particelle si possono formare, per esempio nel processo di ossidazione, quelle particelle per esempio di L2O3 o altri ossidi che si vengono a formare, se vi va bene galleggiano, se non vi va bene non galleggiano e rimangono inglobate all'interno. Quindi in pratica, dopo il nostro processo di produzione, c'è una fase nella quale si va in colata continua, vedremo poi appunto in cosa consiste, con la produzione di quelli che sono chiamati semilavorati, che sono appunto barre, blumi, barre, eccetera, 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 sotto le varie forme che trovate qui presente. Qui possiamo vedere più o meno di cosa stiamo parlando. La fase anche questa di laminazione e produzione di semilavorati è una fase fondamentale, nella quale voi non solo andate a deformare le vostre barre, ma andate anche a deformare la microstruttura del vostro metallo, quindi i grani che vengono a spezzettarsi, o ancora le inclusioni presenti che possono essere schiacciate, possono essere frantumate. Qui vediamo vari processi di laminazione, estrusione, processi che portano il pezzo alla loro forma di semilavorato appunto, e da lì poi questa verrà poi lavorata per le applicazioni finali, insomma. Però normalmente avrete a che fare con laminati, ripeto, blumi, barre, eccetera, che sono il vostro semilavorato. Diciamo qui, quando parleremo di lavorazione meccanica, parleremo spesso di lavorazione a caldo o lavorazione a freddo, a seconda della temperatura alla quale si svolgerà il processo. Per lavorazione a caldo intenderemo una lavorazione che avviene a temperature superiori a quelle di ricristallizzazione, per lavorazione a freddo intenderemo lavorazione che avviene a temperature inferiori a quella di ricristallizzazione, con temperatura di ricristallizzazione intenderemo quella temperatura per la quale ho la rigenerazione della grana cristallina in un'ora. Questo perché se accetto la ricristallizzazione in 2 ore la temperatura sarà più bassa. Come vedete, vorrei sottolineare il fatto che non portate il pezzo nella forma desiderata in una sola passata, ma le passate sono diverse. Ognuna di queste, per esempio nel caso della laminazione, con una riduzione di sezione opportuna, quindi non è che passate da 30 cm a 1 cm in un solo giro, d'accordo? Non sarebbe neanche praticabile, insomma, ma in realtà vengono fatte varie passate, vedete, diminuendo le dimensioni, la distanza in mezzo fra i due rulli. Anche qui sta la controllo un po' datata, ma non vi aspettate che ci sia chissà che modernità dal punto di vista delle sale di controllo, perché più o meno sono ormai sempre così, insomma. Però è importante controllare temperature, tempistiche in ogni fase, perché qualsiasi modifica dell'optimum porta il pezzo a rompersi o a dare prestazioni pessime. Ora, dopo che abbiamo visto questi due video in cui appunto abbiamo cercato di capire a volo d'uccello di cosa stiamo parlando, rivediamo le nostre due filiere e partiamo da quella che passa per la produzione di ghisa. Beh, il prodotto della produzione di ghisa, abbiamo detto, è passa attraverso anzitutto l'utilizzo dell'alto forno. L'alto forno è questo forno molto alto, di cui vediamo qui una sezione e lo schema, che vede la carica fatta dall'alto, vede l'insufflazione di aria calda preriscaldata dal basso attraverso un toro che avrà degli accessi all'interno della parte bassa del capoggiolo, e la struttura del nostro alto forno, che vedrà la parte alta è il tino, sottolotto di cono verso con la base verso il basso, il ventre,
la sacca e il crogiolo nella parte bassa. Le temperature vedete che sono queste che vediamo qua, crescenti verso il basso, fino a raggiungere circa 2000 gradi in corrispondenza dell'ugello di accesso dell'aria dai tori al toro laterale. Vediamo che le reazioni che voi non dovete avere a memoria chiaramente sono quelle che vediamo qua, dove contemporaneamente vediamo la riduzione del ferro, la riduzione di molti degli elementi presenti, perché il minerale di ferro non ha solamente ferro, manganese, zolfo, eccetera, eccetera, l'ossidazione del carbonio e la reazione di Baudouin, che è questa, vedete qua, CO2 più C più 2CO, che comporta delle trasformazioni del carbonio di partenza che fa parte della carica con reazioni esotermiche che vi danno luogo a questi innalzamenti di temperatura. Ecco, quello che voglio stressarvi è che praticamente nel passaggio dall'alto, dove qui ho una carica fra l'altro anche umida, perché praticamente il vostro materiale è rimasto esposto alle intemperie, perché avete visto che i campi immensi sono esposti all'aria, quindi ci piove sopra, eccetera, qui viene deumidificato. Qui la riduzione man mano procede, si aumenta il riscaldamento, avrò che cosa? La formazione inizialmente di una spugna semimalleabile. In realtà nel Medioevo la produzione, non c'era l'alto forno nel Medioevo, chiariamoci insomma, ma la produzione arrivava a fare questo, arrivava a produrre barre di ferro spugnosette. Quelle scene che vedete nei film ambientati nel Medioevo, dove c'è un tizio con una specie di parannanza di cuoio, veramente molto sporco, che sta lì e batte il ferro, in realtà quella scena è una scena nel quale il nostro fabbro praticamente colpisce questa barra in spugna di ferro per far sprillare al di fuori tutte quante le impurezze, perché questa spugna è ricca di robaccia. Quindi in realtà nel Medioevo, dato che quello era il massimo delle risultati che si riusciva a ottenere, il tizio praticamente ripiegava più volte questa barra e batteva il ferro caldo in modo tale che tutte le impurezze uscissero fuori, d'accordo? Tra l'altro incudendo, quindi dandogli anche una maggiore deformazione, quindi aumentando le prestazioni di questo oggetto, che man mano diventava una spada. Ma in realtà il processo di riscaldamento e martellatura era legato al problema di far uscire fuori tutte le impurezze di cui questa spugna in ferro era ricca. Oggi si riesce ad andare oltre e praticamente nella parte bassa si vanno in fusione sia il ferro, che a questo punto si è arricchito molto in carbonio, tipicamente intorno al 4,3% in carbonio. Il 4,3% in carbonio in peso vuol dire circa il 20% atomico, cioè un atomo su 5 è carbonio, d'accordo? E poi inoltre tutta la parte non metallica, perché non ci scordiamo che c'è tanta terra aggiunta durante il processo, il calcare, eccetera, va a formare quella che si chiama l'oppa. Nella parte bassa, prima della colata, l'oppa e metallo fuso sono miscolati fra loro, poi dopo un po' verranno fatti decantare, la loppa è più leggera e si separa. In quella fase in cui sono mescolati, parte delle impurezze, per la ripartizione fra l'oppa e metallo, ovviamente mescolati fra loro, viene portata via dall'oppa. Quindi la prima scolificazione viene fatta addirittura nel crogiolo, d'accordo? Dopodiché, con cadenza tipica ogni 3-4 ore, si fa la colata, si fa un foro nella parte bassa del crogiolo e si fa uscire fuori metallo e loppa separatamente. Con la loppa, chi di voi si è fatto casa per conto proprio, i genitori hanno fatto casa per conto proprio, hanno coibentato quei sassolini che vi vendono, in realtà è proprio scarto. E hanno venduto uno scarto che è proprio questa loppa qui di cui parlavamo. Sono porosetti e quindi mantengono bene il calore, in realtà, per gli interstizi, non so se ci avete mai avuto a che fare. Sono tipicamente un prodotto di acciaieria, sostanzialmente, come scarto, e lo vendono caramente. E invece l'acciaio è quella ghisa, ricca in carbonio, robaccia, con quella ci si può fare semplicemente di tomifergogna o delle quelle serie artistiche, quelle specie di panchine artistiche, insomma, in ghisa, e va in quel carro ferroviario che abbiamo visto molto grande prima, d'accordo? Da lì, guardate qua, col carro ferroviario va al convertitore. Quindi in realtà il prodotto del nostro altoforno è una ghisa, cioè una lega ferro-carbonio, con altri elementi chiaramente dentro, ricca in carbonio, che deve essere
per essere utilizzabile, trasformata in qualcos'altro. Vediamo un po' meglio l'altoforno. In realtà l'altoforno è un'intera fabbrica che vede attorno a sé una serie di impianti ad esso legata. Intanto, vediamo un po', l'aria che viene insufflata all'interno da questo toro che circonda l'altoforno, attraverso degli ugelli, quest'aria non è aria esterna, viene preriscaldata. In che modo? Usando dei cosiddetti forni ad alveare o forni Cooper. Come vengono preriscaldati questi forni? Beh, immaginiamone tre, per esempio, qui. Allora, dall'alto abbiamo detto che esce fuori il gas di tutte le reazioni, eccetera, un gas molto caldo. Questo gas viene depolverizzato, viene ripulito in qualche modo, e viene mandato a uno dei forni Cooper, che banalmente è fatto da un alveare di mattoncini di refrattario che si caricano in calore. A un certo punto, quando raggiunge la temperatura giusta, un sistema di valvole devia l'accesso dell'aria calda che viene dall'alto forno a un altro forno Cooper, e il forno Cooper caricato in calore viene messo in condizioni di soffiaggio, una soffiante spara aria esterna che passerà attraverso il forno Cooper riscaldato precedentemente e che manda l'aria dentro il nostro altoforno. Questo perché così, in questo modo, si migliora nettamente il rendimento termico del processo, e tra l'altro si è sparare aria fredda dentro il nostro altoforno, cosa assolutamente indesiderabile. Quindi, riassumendo, sistemi di caricamento del materiale dall'alto mediante tramogge, sistemi di purificazione dell'aria, sistemi per riscaldamento dell'aria sono, e ovviamente il sistema di spillamento e di trasporto della loppa o scoria e della ghisa liquida, sono i sistemi che sono asserviti intorno a questo altoforno. Quindi è una vera e propria fabbrica che lavora a ciclo continuo. Ripeto, una volta montato un altoforno, per 4-5 anni non è più spegnibile, non è una lavatrice che accendete e spegnete, ma in realtà deve per forza funzionare a ciclo continuo. Qui c'è un'immagine di un altoforno. Questo è il robottino che attualmente viene utilizzato per perforare la base del nostro gorgiolo e in qualche modo permette lo spillamento della ghisa. L'ho visto fare anche da uomini, insomma, è una procedura un pelino pericolosa, insomma. Come abbiamo detto, dall'alto forno, mediante questi carri siluro, si va al convertitore. Il convertitore non è altro che un recipientone rivestito internamente di refrattario, con una lancia si inietta ossigeno e praticamente la temperatura per le reazioni di ossidazione del carbonio e di altri elementi, che sono tutte esotermiche, si innalza anche di 200 gradi. Quindi in realtà è un forno, per modo di dire, nel senso che scusate, non ci metto calore con resistenze elettriche o bruciando qualche cosa, ma semplicemente le reazioni di ossidazione esotermiche che avvengono nel metallo fuso porta il pezzo, partono il materiale a innalzare la temperatura anche i 200 gradi. Si tratta di un processo che dura pochi minuti, una ventina di minuti, e che porta però il nostro materiale, che in partenza era la nostra ghisa ricca in carbonio, lo fa diventare in pochi minuti acciaio. Questo affare qua ha delle specie di grossi perni e si può ruotare per portarlo dalla posizione di operazione, vedete qua questo tratteggio qui, in posizione di colatura. Quindi in realtà si cola facendolo ruotare intorno al proprio perno. Qui vediamo qualche immagine relativa al convertitore, è molto più piccolo rispetto all'altoforno, e vediamo qua come evolve il tenore di carbonio, fosforo, manganese e silicio con il tempo. Guardate qua, pochi minuti di soffiaggio e la nostra lega da carbonio, da ghisa, diventerà acciaio.